Pierpaolo, Jonathan Franz del Teatro degli Orrori, qui con noi per Foggia Città Aperta a Monte Sant'Angelo per il Festa Ambiente Sud, dove stasera suoneranno in un doppio concerto live con gli After Hours. E, il vostro nuovo album, Il Mondo Nuovo, parla appunto di immigrazione, della condizione dell'immigrato qui in Italia, e si concilia benissimo con il concept di Festa Ambiente, che parla di tutela ambientale e umana. Non si parla più di ambiente, non si parla più di immigrazione da un paio d'anni sulla prima pagina dei giornali in Italia, no? Si parla sempre soltanto di finanza, strumenti finanziari, spread, crisi finanziaria, siamo in mano ad un gruppo di strozzini americani. In realtà il mondo è composto da uomini e donne in carne ed ossa, la globalizzazione non è soltanto internet e la finanza, ma è divisione del lavoro su scala globale, quindi vuol dire una classe operaia che non è più costretta all'interno dei confini degli stati-nazione, ma che è costretta dentro il pianeta tutto quanto intero. Ecco. Quindi il nostro disco parla anche di cittadinanza globale, se vogliamo. Noi siamo cittadini del mondo, non di un paese in particolare. E forse il futuro che cerchiamo, che ci auguriamo sia possibile, è un futuro di cittadinanza globale, in cui interetnica, interculturale, multiculturale, questo vogliamo noi dal nostro futuro. Se vogliamo dare un futuro ai nostri figli, se ci preoccupa questo futuro. Vi siete ispirati a delle storie in particolare per la scrittura del vostro nuovo album? Le storie di immigrazione in particolare? Sì, sono tutte vere. Dove non sono vere, ad esempio in Adrian, che è il pezzo conclusivo, no, il penultimo pezzo del disco è un pezzo di pura fantasia, comunque sono verosimili, ma poi soprattutto ce n'è una che è stravera dentro il nostro disco, che è forse il cuore narrativo di tutto quanto l'album, che si intitola Ion, che è dedicata alla memoria di Ion Casacu, che ricordo l'operaio rumeno che fu bruciato vivo dal proprietario dell'azienda per cui lavorava nel 2000 nel Gallaratese. È una storia terribilmente vera, triste e angosciante, ed è una storia che parla di noi, e non parla degli operai rumeni, parla di cosa siamo diventati noi in Italia, dei nostri miserabili egoismi quotidiani che anteponiamo. Non dico io e te, parlo della generalità di cosa sta diventando questo paese, questo anteporre i propri egoismi quotidiani ai valori, al valore della vita persino, perché a quanto pare i quattrini contano di più di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo veramente cambiare paradigma. Infine un ultimo commento sulla location in cui suonerete stasera, il castello di Monte Sant'Angelo. Avete mai suonato in location così particolari? Beh, abbiamo fatto anni fa, abbiamo suonato a Benevento, a Guardia San Framondi, quando c'era il Six Days Sonic Madness, si chiamava quel festival, ed era una location abbastanza simile. Siamo felici di tornare in un posto così interessante, perché se vai dentro al castello è veramente interessante vedere la situazione che si può creare nel momento in cui ci sarà un sacco di gente. Vediamo stasera cosa succede, però il posto in sé è un posto che ha un potenziale interessante. Vediamo, non so, speriamo che succeda la cosa migliore delle possibili. Grazie al Teatro degli Orrori e in bocca al lupo per stasera. Grazie a voi.